Non secco della maggior parte dei commercianti, i cittadini invece divisi sulla ipotesi avanzata al comune di pedonalizzazione di Corso Vittorio Emanuele da via Genova a Corso Umberto in prima serata fino a mezzanotte, dal giovedì al sabato o dal venerdì alla domenica. La maggior parte delle associazioni di categoria boccia questa ipotesi, mentre cittadini, residenti e automobilisti esprimono pareri diversi al nostro microfono. Aspettiamo al varco del portellone aperto dell'auto. Eccoci. Lei è favorevole o contrario alla pedonalizzazione di Corso Vittorio? Teoricamente favorevole, però sarebbe l'unica visita pedonale che poi ha dei servizi anche, quindi negozi, gli autobus, queste cose qui, cioè un po' di turismo penso che si sviluppi poi. Teoricamente, praticamente? Praticamente da automobilista chiaramente avremo delle difficoltà in più. Io penso che sia la cosa positiva anche perché abito in questa zona, ma poi soprattutto è una buona, diciamo, cosa per la città, perché lasciarla, diciamo, al traffico e vediamo le condizioni, anche qui alla mia destra, se vede, sono determinate, diciamo, situazioni che inaccettabili. Che se uno non ha la macchina, io pure, se vengo a fare la spesa e non porto la macchina, come faccio a portare i pesi? Comunque, va bene. Favorevolissimo, Perché? occorre dare più spazio ai pedoni, al verde, al tempo libero. Nettamente contrario perché i commercianti si troverebbero nettamente isolati da tutto il contesto urbano. Corso Vittorio è sempre stata l'arteria principale, quindi penso che sarebbe un duro colpo al commercio di Pescara. Non mi sembra una grande idea, perché penso che ne soffrirebbero parecchio tutte le attività commerciali. No, a noi non piace il pedonale, assolutamente non piace perché la gente sa che questa qui è una nazionale, non è Corso Umberto che è pedonale da sempre. Una voce fuori dal coro di no dei commercianti da parte di Fabrizio Vianale di Confartigianato. Secondo noi è una proposta che non ha controindicazioni, perché non è la pedonalizzazione di tanti anni fa che fondamentalmente è stata bloccata. Si tratta soltanto di dare un'opportunità ad alcuni imprenditori, nostri associati tra l'altro, che vogliono autotassarsi per riqualificare la zona. Questa pedonalizzazione dovrebbe riguardare il giovedì, il venerdì e il sabato dalle ore 20, quindi non ostacola il lavoro dei commercianti e in realtà fornirà possibilità a questi imprenditori di creare iniziative che movimenteranno la zona. Di parere nettamente opposto quello di Riccardo Padovano della Confcommercio, portavoce della maggior parte degli esercenti. Io me lo ricordo quando questa strada era chiusa e tutti i commercianti praticamente si giravano i pollici. E qui adesso tornare indietro non credo che sia il caso. Poi voglio capire, è una proposta dell'amministrazione comunale o è una proposta di privati cittadini o commercianti o operatori che non sono all'interno dell'organizzazione? Quando si fanno queste scelte vanno fatte intorno a un tavolo con le organizzazioni di categoria rappresentative. E nel contempo, se c'è da fare un ragionamento, lo vogliamo fare, però dobbiamo prima avere un progetto. Lo facciamo per fare cosa?